Nell'attaccar son bordate di cannoni le sue reti. Anche quest'anno i tifosi e i simpatizzanti dell'Interclub Giacinto Facchetti del New Jersey si sono riuniti nelle sale del Devonian Catering Hall di Garfield per festeggiare il loro 4th Anniversary Gala in una sala piena di più di 500 invitati. Star della serata il pluricampione Marco Materassi, che è stato onorato dal congressman degli Stati Uniti Bill Pascarell Jr. In the Congress of the United States, we want to present you with this award from the United States Congress, Interclub Fischetti of New Jersey, the 4th annual international dinner. We understand your outstanding work. It is not only in Italy, it is throughout the world. You are a champion and we are so happy that you are here. God bless you. Nella tua carriera di giocatore hai sicuramente vinto quasi tutto, ma sei sicuramente ancora troppo giovane per appendere gli scarpini al chiodo. Cosa vedi nel tuo futuro? Ancora la palla al piede in un campo di gioco o un futuro come allenatore? Questo non si può dire. Oggi ho smesso. L'esperienza americana mi sarebbe piaciuta, però purtroppo non è arrivata nessuna opportunità, se non l'avrei presa in considerazione molto volentieri, perché vedi, conosci persone nuove, sicuramente tanti italiani all'estero avrebbero fatto comodo anche poter esserci magari qualche rappresentante. So che sono arrivati qui in America Corradi e Ferrari, hanno riempito lo stadio 60.000, quindi penso che noi italiani siamo sempre benvenuti. Se non dovesse arrivare questa opportunità, faccio il corso di allenatore e vediamo. Come campione sportivo, ai giovani, quale consiglio daresti per eccellere nello sport? Quello di inseguire i propri sogni. I propri sogni quando uno inizia a giocare a calcio è arrivare al massimo, arrivare dove sono arrivato io, anche con un pizzico di fortuna, però con tanta abnegazione e volontà. Il mondo dei media era degnamente rappresentato in questa serata di gala da due noti personaggi del piccolo schermo, giunti appositamente dall'Italia per l'occasione. Il primo, Carlo Brienza, famosissimo fra tutti gli sportivi per aver condotto per diverse edizioni uno dei programmi di Rai International fra i più seguiti dagli italiani all'estero, la giostra dei gol.
Carlo Brienza, conduttore storico della trasmissione La Giostra dei Gol, il programma sportivo per gli italiani all'estero. Quali sono i ricordi più belli che ti ha lasciato questa trasmissione? Ma sai, i ricordi sono quelli anzitutto di aver messo piede nelle case di tante persone, di tanti amici italiani che vivono nel mondo. E questo è il primo ricordo, anzi ringrazio tutti quelli che mi hanno permesso di entrare nelle case, li ringrazio, siete stati molto accoglienti nei miei confronti e quindi spero di aver ripagato un po' il fatto che voi abbiate aperto la porta. Il secondo ricordo, insisto, è una l'ho detto questa sera tra gli amici interisti, è stato quello di vedermi in un pubblico di tifosi a cui io non ho mai potuto partecipare perché giustamente avevo e ho un ruolo di chi guarda le cose con il dovuto distacco, con il dovuto rispetto, con il dovuto amore per tutti i colori di tutte le squadre. Il terzo ricordo è un ricordo di chi è riuscito ad avere con un personaggio difficilissimo come José Mourinho, e non per motivi di tifo, bensì per motivi così di empatia, un'immediata simpatia che mi ha permesso di portare Mourinho nelle case degli italiani nel mondo nella maniera più simpatica possibile per un personaggio che magari simpatico non è. La differenza fra il tifoso nazionale e il tifoso italiano all'estero? Ma il tifoso nazionale, il tifoso in Italia è un tifoso che vive da vicino delle pulsioni, magari troppo forte, magari troppo intense, magari come posso dire, legate a cosa si dice la mattina dopo sul posto di lavoro. I tifosi all'estero vivono anzitutto l'appuntamento con il calcio e con la loro squadra come un legame con l'Italia che ne ho lasciato, e questo rende tutto più bello e più forte. Programmi per il futuro? Come quelli dell'Inter, aspettare di ricostruire una grande squadra. Il secondo ospite, Attilio Romita, è anche lui un volto notissimo a tutti coloro che seguono i programmi della RAI. Giornalista politico, è una carriera tutta in ascesa che lo ha visto passare in breve tempo dalle TV locali alla conduzione del più prestigioso dei telegiornali, il TG1. Attilio Romita, giornalista dalle televisioni libere al TG1, una carriera tutta in ascesa che ti ha portato nel cuore di tanti telespettatori, non solo in Italia ma anche all'estero. Non è stato facile, ma ho avuto molta fortuna. Con una battuta dico che la mia fortuna sono state le donne. Ogni volta sono riuscito a prendere il posto di una donna conduttrice importante come Lilli Gruber, che fu eletta all'Europarlamento. Io ebbi l'opportunità di andare a condurre il TG1 delle 20, che per un giornalista della televisione italiana è davvero un approdo di grandissimo prestigio. Allora, rubi solo il posto alle donne o rubi anche il cuore? Non ho mai rubato niente a nessuno, ho avuto la fortuna di trovare davanti a me donne che hanno fatto grandi carriere e io così mi sono messo sulla scia. La RAI come sta cambiando? La RAI è una realtà molto importante in Italia, vive la crisi di quelle fasi di passaggio del sistema dei media. Subisce la concorrenza sempre più agguerrita di un sistema televisivo molto articolato e ricco. Credo che si stia adeguando ai tempi e spero che riesca a superare questo momento difficile. Presente all'evento anche il console italiano del New Jersey, Andrea Barbaria. Lo sport come momento di aggregazione fra italiani all'estero? Sì, soprattutto in New Jersey, dove esistono numerosissime associazioni a base sportiva,
Abbiamo l'Inter, ma abbiamo il Milan, abbiamo la Juve, abbiamo la Roma e numerosissime altre associazioni. Quindi devo dire che le associazioni sportive sono fra le più attive e fra quelle che raccolgono il numero maggiore di italiani e italoamericani e simpatizzanti qui in New Jersey. Per cui l'orgoglio italiano in un campo di calcio? Sì, in un campo di calcio oppure, come possiamo assistere qui questa sera, in una sala ricevimenti prestigiosa dove il calcio diventa occasione per ritrovarsi assieme e ricordare le proprie tradizioni e le proprie origini. Due quadri d'olio realizzati dall'artista Salvatore Calderone sono stati consegnati nel corso della serata a Marco Materassi e a Carlo Brienza dal presidente dell'Interclub Aldo Tripicchio. Aldo Tripicchio, presidente dell'Interclub Giacinto Facchetti del New Jersey. Anche se quest'anno l'Inter stenta un po' a macinare, l'amore dei tifosi interisti è sempre grandissimo, come dimostra questa serata. L'amore, cioè l'Inter ha sofferto, i tifosi hanno sofferto per tantissimi anni, ma l'amore non è mai svanito. Moltissimi dei tifosi che sono qui presenti stasera sono tifosi dell'Inter degli anni 60, 70, quindi hanno vissuto degli anni di magra, hanno gioito in questo decennio e purtroppo non si può vincere sempre, però l'importante è mantenere sempre la fede. L'ospite di questa sera, Marco Materassi, perché è stato scelto lui come ospite di questa serata? Penso che non ci sia giocatore in Italia oggigiorno più rappresentativo, non solo dell'Inter, ma anche dell'Italia in generale, della nazionale. Bisogna ricordare che è stato uno degli artefici che ci ha fatto vincere la Coppa del Mondo nel 2006, quindi non penso che non ci sia figura più importante, figura più emblematica del calcio vincente sia dell'Inter che della nazionale di Marco Materazzi. Grazie, io sarò breve perché mi piace più parlare in campo che fuori, purtroppo non posso più fare a parlare fuori. Oggi, stasera, quando sono arrivato, ho visto l'accoglienza che mi avete riservato. Ognuno di voi, qualsiasi tavolo dove sono stato, mi ha ringraziato. Invece vorrei fare un ringraziamento particolare io a tutti voi, perché venendo qui dall'altra parte del mondo e poter constatare e avere la fortuna di vivere anche solo poche ore con voi, ho riscoperto e ho vissuto certi valori, quei valori che probabilmente adesso in Italia, dico purtroppo, non ci sono. Quindi vi ringrazio di cuore per la gioia che mi state regalando. Grazie. Materassi ha inoltre donato una maglietta firmata dell'Inter al giovane Alessio Cirelli. Alessio Cirelli, tifoso dell'Inter, un tifoso veramente sfegatato, e quest'oggi anche contentissimo perché ha ricevuto una maglietta originale regalatagli da Marco Materassi. Sei contento? Sì, sono contento. E ha ricevuto anche un assegno dall'Inter Club di quanto? Sinceramente ancora non l'ho visto. Quant'è? 1000. Di $1000. Io ringrazio l'Inter Club e tutti quelli che sono intervenuti qui stasera. È stato veramente un bel gesto, li ringrazio di cuore. E a conclusione di questa bella serata, due parole con il chairman, Rosario Marcigliano. Salve a tutti, per me è stato un grande piacere organizzare questa serata, è un impegno certamente oneroso e quindi per me è stato veramente un grande onore. E sono tifoso dell'Inter da piccolo, quindi è nel mio cuore, e anche se quest'anno veramente mi dà un po' di dolore, però comunque il nostro ricordo è di 2 anni fa quando siamo stati pentacampioni, quindi
Forza Inter sempre, grazie a tutti per aver partecipato a questa stupenda serata.